mi consentano questa stop radio. No, stop, no, e no, pure le interferenze adesso vocali, no, cavaliere, cortesemente non parliamo di Milan, poi le prometto che se parleremo anche di Milan in minuto 91esimo lei interverrà. È il momento invece di questa la Roma, ci lasci godere in pace la nostra Roma, oh, chiaramente scherziamo, naturalmente, e speriamo che il calcio sia sempre uno sport pulito, perché le dichiarazioni di Paolo Liguori su Italia 1, insomma, ci hanno lasciato interdetti un po' pure a noi. E lo strascico delle querele fatte giustamente o ingiustamente da Rizzoli e dall'Associazione Italiana Arbitri, insomma, è una cosa che si può risolvere amichevolmente, ognuno ha le proprie idee. Però, giustamente, se uno già pensa che è tutto fatto, tutto costruito, tutto progettato e c'è prevenzione massima nei confronti di uno o di un'altra squadra, che giochiamo a fare? Stiamo solo perdendo tempo, no? Naturalmente. Poi, quando andiamo a scommettere, se è tutto preventivato, ditecelo prima, almeno scommettiamo bene e vinciamo milioni su milioni, visto che certi signori ci tassano e ci tartassano di tasse, allora vinciamo un attimo con le scommesse calcistiche. Dice, ma perché ci tartassano? È perché se non puoi più emettere moneta e te la mette la Banca Centrale Europea che è sotto l'ombrello della Germania, è chiaro che poi chi ci sta, si può chiamare Renzi, non Renzi, sotto Renzi, ti stritola con le tasse, perché sennò i soldi dove li va a chiappa questo? Però questo non va assolutamente bene. Questo non vuol dire che dobbiamo subire. Andiamo a cambiare il modo di votare. Stop, sta diventando una cosa politica, invece deve essere di calcio. C'è qualche freccia avvelenata. Alberto Fiano, buon pomeriggio. Scusa la prefazione, No, figurati, quando ci vuole, si dice a Roma, no? Eh E sì, quindi. beh, effettivamente, perché chiaramente se non puoi stampare moneta, aumenti le tasse ai cittadini. È un gioco elementare, lo fa anche lo stracivendolo che passa qui sotto casa mia, e non c'è bisogno di un giureconsulto dell'economia mondiale, no? No, no, non bisogna essere esperti in finanza o strafinanza. Per diciamo, arrivare a queste logiche e deduzioni, ecco, tutto qua. Esatto, però rientriamo sul calcio che è il nostro pane abituale qui per questa Roma. Allora, è andata la partita con la Sampdoria. Sì, partita bella, però abbiamo avuto nel tuo punto forse un concentrato di verità e di sintesi che ti appartengono. E poi ti devo fare i miei migliori complimenti perché il tuo punto qui a Stappa Radio e a RDA Radio 1 ha spopolato nel vero senso della parola. Cioè, la gente apprezza Wow. chi parla con il cuore e con l'anima e dice pane, pane e vino al vino. Allora, stando adesso più. Lusingato, li ringrazio di tale, come dire, attenzione nei miei commenti, veramente ne sono molto molto felice, grazie anche a te che me lo permetti, Roberto. Per carità, se non ci fosse il tuo contributo, è logico che c'è anche la tua validità. E anche, oserei dire, la zampetta di una certa nostra amica in comune, no? Sì, ecco, esatto. Che prima abbiamo avuto in diretta, non so se l'hai potuto ascoltare, all'inizio della nostra trasmissione, Annalisa Peruzzi. No, non ho avuto modo, no, però Annalisa sì, ha grandi meriti, le mando un grande saluto veramente perché è stata ed è tuttora una presenza fondamentale in questa mia, diciamo, tra virgolette escalation, come lo sei tu, come lo è il mio amico Guglielmo Timpano, veramente a cui io non posso solo dire grazie perché ottimi professionisti, ma ancora più ottime persone e amici. Ecco, e questo conta innanzitutto, primo il rapporto umano e poi quello sotto il profilo tecnico. Allora, veniamo un attimo alla partita. Soddisfatto perché giustamente sono 3 punti che la Roma ha incamerato, però io sentivo che alla fine della partita stavi sotto tensione, cioè tremavi nel senso che sarebbe potuto accadere che la Sampdoria avrebbe potuto pareggiare e non avrebbe, attenzione, secondo me, rubato nulla per il secondo tempo. Il primo, la Sampdoria non è esistita, per cui non può parlare. Decisamente d'accordo. Purtroppo la Roma ha questo difetto che concretizza meno di quanto produce nei primi 45 di gioco, quando le gambe ancora nella forma fisica la supportano.
Nel secondo tempo, ovviamente, dopo il decimo, quindicesimo minuto, è andata a semare la forma atletica, le gambe anche, quindi non gira le gambe, non gira la testa e va in sofferenza. Però penso che, a parte, ecco, quei 20-25 minuti di sofferenza veramente grande, nel computo poi di quello che si è visto in campo, in tutti i 94 di gioco, perché è anche giusto includere il l'extra time, la Roma abbia meritato la vittoria sia pur di misura, giustamente, ma nulla da eccepire, ecco. Non voglio sembrare fazioso in questa mia opinione. No, assolutamente, anche perché dici la verità, abbiamo sofferto 25-28 minuti, una partita che era già messa in cassaforte, lascia stare la casualità di un autogol che può anche succedere, ma tu hai tirato indietro il baricentro, hai lasciato troppa iniziativa ai doriani e quelli ne hanno approfittato. È quello, sì, è la capacità di saper, la capacità di saper gestire la gara o meglio ancora di chiudere la gara. E purtroppo, sai, atavico, la Roma manca di cinismo, ma non si scopre oggi questa cosa qua, purtroppo. Ma Quindi, prego. qualche rimedio c'è o non c'è? Rimedio? Si dice che esperienza faccia il buon pro, la Roma purtroppo Gianni ha fatto molte spese di mancato cinismo perdendo partite o pareggiando partite che avrebbe e ha dovuto vincere. Rimedio, come che io penso che è l'allenatore, il tecnico che deve dare questo instant killer, questa cattiveria, questa ferocia agonistica che bisogna avere per puntare al massimo il traguardo. Quindi Garcia in questo non è riuscito. Speriamo che Spalletti ci riesca e sembra che almeno in questo senso, nella voglia di portare a casa il risultato, anche quando la forma fisica non ti sorregge perfettamente, o nella voglia di saper soffrire tutti insieme, facendo gruppo e aiutandosi l'un con l'altro in campo anche in momenti di grande difficoltà, quindi forgiando l'orgoglio e lo spirito e gli attributi dei giocatori, almeno in questo Spalletti questi giocatori li sta plasmando al meglio, quindi ben venga se si è sulla buona strada, insomma, credo e spero. Beh, noi tutti ci speriamo, però io posso dire a occhio nudo o senza andare troppo in profondità, già vediamo che la squadra nei reparti è già molto più corta, gioca molto più corta e questo è un beneficio perché i ragazzi si ritrovano più vicini nel fraseggio di prima, nella costruzione della gioco e soprattutto verticalizzano molto di più, o mi sbaglio? No, no, hai fatto un'analisi perfetta. Secondo il dettame tattico del tecnico di Certaldo, palla a terra, combinazioni strette molto veloci, con continue verticalizzazioni, squadra molto più corta, quindi essendo più corta mantieni meglio il campo e chiudi spazi agli avversari, pressing subito sui portatori di palla senza aspettare che questi arrivino nella tua tre quarti difensiva. Si vede la mano del tecnico toscano che come concezione calcistica è agli antipodi rispetto a quella che era del buon Garcia, diciamo. Quindi bisogna proseguire su questo punto, su questi fattori e migliorarli ancora perché poi ovvio ci sono ancora dei meccanismi da oleare perché un mese di preparazione, di assimilazione di tutti i metodi di allenamento e dettami tattici del tutto differenti da quelli che per 2 anni avevi portato avanti, ci vuole del tempo, ma se queste sono le premesse, il buongiorno si vede dal mattino, la Roma insomma sta ben operando in tal senso. E soprattutto poi ci dice qualcuno, ci sta raccontando che a fine stagione se ne andrà Sabatini e arriverà a Corvino. Non so Questa è quanto musica possa per le mie orecchie. esatto, quanto possa essere vero questa notizia, però se così fosse, secondo me la Roma avrà un'evoluzione ancora più positiva. Sabatini ha creato delle situazioni molto belle e ha creato anche magari delle situazioni Scabrose, molto completamente errate, come anche molto scabrose. esatto, come tutti del resto siamo esseri umani. Però io ritengo che Certo. con Corvino si possa salire la china ancora di più. Anche io perché ha molta esperienza, ha molti cosiddetti agganci nelle varie ramificazioni del calcio mercato nazionale ed internazionale,
gran fiuto, perché due su tutti, Jovetic, Vucinic, quindi li ha scoperti lui, e mi dà anche più garanzie, lo vedo un po' più serio, ma anche più collaborativo con il mister, con cui devi giustamente per forza relazionare nel costruire una squadra secondo le sue indicazioni, non le tue, quello che Certo. invece vuole fare Sabatini. Sabatini forse in Garzia aveva trovato più un filo aziendalista, magari. Sì, un po' più accomodante, un po' più forse remissivo, o anche direi un poco ambizioso, perché io qualsiasi allenatore, giustamente vuol fare lui, cioè io faccio un esempio, se io sono un bravo chef e so di essere un bravo chef, ovvio, senza peccare di falsa modestia, e vengo ingaggiato da un buon ristorante, però se mi dice come devo cucinare, come devo fare, già la tu che mi hai ingaggiato a fare a me, capito? La stessa cosa per l'allenatore. L'allenatore oggigiorno deve essere manager, anche deve essere manager, perché si è venuta la figura di allenatore, si sono evoluti i tempi del calcio, anche i modi, tutto quanto, quindi ci vuole rispetto di ruoli in tutte le cose per far sì che questi funzionano, tutto qua. E beh, questo in tutte le cose della vita, no, Alberto? Ma decisamente, decisamente. Quindi l'allenatore è colui che sa cosa, che ha in mano la squadra, è colui che vede la squadra, che sa meglio di qualsiasi altra persona cosa poi possa occorrere a questa squadra per migliorarla, per renderla più forte. È vero. Allora, prima di continuare, una piccola nota di servizio. Allora, Alberto Fiano, oltre che essere un grandissimo amico, e di questo io ne sono fiero e contento, e l'ho conosciuto attraverso la dottoressa Annalisa Peruzzi, se no io non conoscevo la sua esistenza come lui non conosceva la mia, giustamente. Ci siamo incontrati in un'occasione molto forte e via discorrendo, senza entrare nei particolari riservati e privati. Però, oltre che essere un ottimo amico, attenzione, rappresenta ufficialmente due radio del consorzio radiofonico, ovvero sia Radio Roma Sport, che è dello stesso Alberto Fiano, e rappresenta anche Audio Sport News, in quanto timpano il venerdì, che prepara il Tribunale delle Romane, non può mai intervenire. Capuano ogni tanto lo sentiamo, ogni tanto è indaffarato con le sue agenzie di assicurazione, per cui alla fine Fiano rappresenta sia Radio Roma Sport, che io per sintesi definisco RR Sport, e sia Audio Sport News, che è l'ex Pronostic On Air. Questo dedicato a qualcuno che è duro d'orecchie e pensa che sia tutta una situazione di fantasia, invece è bella realtà, e soprattutto che la web radio unifichi tante situazioni così, io ritengo, caro Alberto, che sia sempre molto positivo, no? Certamente, è una cosa molto bella, come dire, relazionarsi, farsi conoscere, espandere le proprie opinioni, avere dei followers, creare delle sinergie per dare servizi sempre migliori per chi segue questo bellissimo sport e che ha questa passione, di questo sentimento per qualsiasi squadra, in questo caso la Roma, perché siamo a Roma ovviamente, quindi perché no? È una cosa molto bella, positiva, e che io mi auguro e sono certo che si mantenga e si vada a crescere sempre più. Certo, anche perché nel giro di un mese io non me lo sarei mai aspettato. Allora, adesso fatto salvo che noi siamo della Roma, no? Prima avevamo solo le trasmissioni di Roma e di Lazio, come è giusto che sia per un emittente romano. Da un po' di tempo abbiamo la pagina del Crotone, la pagina del Messina, si è aggiunta la pagina dell'Aquila Calcio, da oggi anche la pagina del Perugia, la pagina dell'Udinese. Come vedi, piano piano questo Wow. consorzio si sta ramificando, perché è giusto che poi chi ci sente, magari da Udine, senta anche qualche cosa sulla sua squadra. Chi ci sente da Perugia senta qualche cosa sulla squadra di appartenenza. Perché no? E poi chiaramente il piatto forte però rimane la Roma Calcio, la S Roma. Sì, quello è ovvio, l'asse trainante, però, come dire, dare nozioni o notizie anche di altre squadre minori, anche extra regionali, diciamo, ma è molto bello perché fai sì che accresca l'interesse, accresca l'audience, e anche per un fattore di immagine, perché non sei, insomma, la cosiddetta radio
che si definisce provinciale, tra virgolette, perché parli solamente della scuola della tua città, no? Quindi questo è molto molto bello davvero. Sì, è una scelta. E poi così possiamo creare anche, visto che io ne sono molto vicino, un piccolo spazio sul Napoli, visto. E lì dovremmo però anche gli amici partenopei. Fiano, però lì dovremmo far intervenire Rosi più che te, eh? Ah, lì interviene Rosi? Guarda, è già intervenuta con Guglielmo lunedì, ha fatto una gag tipo una sitcom a Casa di Anello, Casa Fiano. me lo immagino. Ma di un divertente unico, un fuori programma inaspettato, ma molto molto come dire, carino e simpatico, che tutti hanno gradito, lo stesso Guglielmo, anche Rosi, veramente da ridere fortemente, ma bello e sincero e spontaneo. Oh, negli indici d'ascolto di Stap Radio venire subito dopo Virgilio, che sensazione dà? Una grande sensazione, perché giustamente lui ha molta esperienza, sono 20 anni che fa radio, è conosciuto, quindi essere un outsider così, insomma, subito in auge, mi può solo rendere orgoglioso e lusingato, veramente. Dico, tanta interesse in ciò che espongo e ciò che sono le mie idee e ciò che vado a dire. E rinnovo ancora i ringraziamenti agli ascoltatori, ma anche a te Roberto e a tutti coloro che hanno contribuito per far sì che ciò avvenisse. Certo, guarda, ti dico in prima persona al direttore Stefano Dini per quanto riguarda Stap Radio, perché lui ha avuto le idee principali, poi ha detto mettiamoci un attimo a tavolino, cerchiamo di sviluppare qualcosa. Siccome erano anni e anni anche di angherie sopportate in modulazione di frequenza, dove chiedevano fior di soldi, dove se mancavano 20 centesimi, e dico 20 reali, attenzione, guardate che vi mancano 20 centesimi, ma perché fa? Non ce li abbona i 20 centesimi? No, qui si paga fino all'ultimo cent, per carità. Per poi trovarsi l'ora tagliata, pubblicità che non era la tua, un sacco di storie. Allora, a questo punto Stefano Tini ha avuto l'idea di fare la prima web radio del circuito di Spreaker, perché Stap Radio rimane l'emittente ammiraglia. Poi piano piano siamo arrivati tutti noi che abbiamo detto, beh, costruiamo delle situazioni reali, locali, nazionali, quello che volete voi, affinché questo sia sempre un consorzio più vasto. Ma sta di fatto che il merito principale, il primo input, la prima scintilla, noi dobbiamo dire grazie proprio a Stefano Tini, che ci ha creduto per primo, anche quando, ti dico subito, nei primi tempi noi non avevamo questo grandissimo pubblico. Se facevamo 12-15 ascolti, a quell'epoca stappavamo lo champagne, 15 persone che ci avevano sentito sul computer, non ci potevamo credere. Poi piano piano, cominciando a diffondere le trasmissioni, facendo un tantam selvaggio, guardate c'è questo, guardate c'è quell'altro, allora piano piano siamo riusciti a convogliare, abbiamo ricostruito una redazione anche con lo staff sportivo di Radio Power Station di tanti anni fa. Insomma, ci siamo piano piano ritrovati. Poi il passaparola, caro Alberto Fiano, è fondamentale, perché se una sera la dottoressa Peruzzi non mi avesse detto io c'ho un personaggio che è una bomba, oddio, chi è? Non lo so, dice Alberto Fiano. Sì. Troppo buona, mi vuole, troppo buona. No, siccome io nelle parole della Peruzzi ci credo, perché sennò lei è una tizia che parla solo con cognizione di causa, dico vabbè, proviamo Alberto Fiano, ok. E dalla prima poi non sei più mancato, Alberto, Questo ho detto, lo ripeto, non vorrei sembrare, come dire, ripetitivo, però mi onora, mi lusinga e mi dà soprattutto veramente un enorme piacere. Per quanto riguarda Stefano Tini, il cosiddetto pioniere, no? Sì. Però che ha avuto il coraggio la costanza di perseguire un obiettivo, e ancora una volta ha dimostrato che nella vita ciò che si semina poi alla fine si raccoglie. Quindi onore e merito a lui e anche a chi ha contribuito insieme a lui a creare tutto questa bellissima e funzionante struttura. Ecco, che speriamo che nessuno da fuori ce la debba guastare con leggi
assolutamente negative, perché la modulazione di frequenza si è persa quando un governo dell'epoca decise di dare le concessioni sulle frequenze, bastava una semplice regolamentazione, perché se tu hai diritto, la Costituzione sancisce il diritto della libertà di espressione, e tu allora non puoi concedere la frequenza, tu devi solo regolamentare l'istituto, il diritto di parola è libero. Fiano non parla perché lo concede Roberto De Angelis, Fiano parla perché sente la necessità di parlare, ha voglia di parlare, e lo stesso De Angelis uguale. Invece qui hanno cambiato un po' le regole del gioco, ma ci riallontaniamo, fermi là, torniamo a noi. Allora dobbiamo trovare, caro Fiano, se tu vuoi, tre partite da far giocare alle persone. Ok, tre partite. Allora, tralasciando la quella di quest'oggi, di questa sera, se tu sei d'accordo. Sì, perché sennò dovremmo correre ricevitoria, esatto, subito, non va bene. Esatto. Andiamo a sabato e domenica. Sì. Ad analizzare le partite che possono essere interessanti. Sì. E ce ne sono, eh? Ce ne sono. Quindi, ovvio, l'attenzione mediatica e sportiva di tutta Italia, e non solo, è rivolta domani sera allo Juventus Stadium 2045, al match più importante, ossia Juventus-Napoli. Sì. Io qui, dato che prevedo sostanziale equilibrio in campo e anche una prima fase di studio tra queste due grandi squadre che stanno dominando il campionato, ho messo un X alternativo, ossia o X primo tempo o finale, perché credo che ci siano grandi probabilità che possa verificarsi tale esito. X alternativo. Allora, prima di proseguire però devo fare una precisazione tecnica. Allora, attenzione. Molte agenzie di scommesse, tra le quali c'è anche quella di Alberto Fiano in via Gandia 145, l'X alternativo... 141B. 141B, ti ho aumentato, oh, ti ho allargato il locale, insomma, dai. Allora, 141B, un saluto anche alla mamma, mi raccomando. Allora, grazie, dicevo, tanti. Alberto Fiano nella sua agenzia di via Candia 141B progetta e attua l'X alternativo, cioè tu dici X alternativo, lui attraverso il computer ti sviluppa l'X alternativo. Molte altre agenzie non lo fanno, o per mancanza di tempo, non lo so per quale, non sto lì a sindacare. Allora, se vi dicono che non accettano l'X alternativo, dovrete preparare due schedine separate, dove in una giocherete Juventus-Napoli X primo tempo e in un'altra giocherete Juventus-Napoli X secondo tempo. Non fate la fine che ho fatto io, che mi sono presentata alle 4:10 di sabato, cioè avevo 3 X alternative da giocare, ma hanno detto no, se non sviluppi le schedine, le partite iniziavano alle 4 e me le sono giocate a Birilli. Quelle che poi ho giocato sono uscite tutte, la profezia del mago l'ha presa. L'unica che il mago non ha preso è stato Verona-Inter, perché non lo so per quale motivo sono usciti 6 gol mentre noi avevamo pronosticato da 1-3. Sì, beh, sai, si affrontavano uno con una squadra il Verona con un attacco anemico, e l'Inter invece che era una delle migliori difese d'Italia, con il miglior portiere che ci possa essere attualmente insieme a Reina e Buffon. Quindi pensavo sulla carta 1-0-2, 1-2 per l'Inter, 1-1. Senti, sai che cosa raccontano i cattivi? Poi dopo è successo l'imponderabile. Dobbiamo correre. L'imponderabile fa parte del calcio, diciamo. È anche la cosa che delizia del calcio. Alberto, sai che c'è la leggenda popolare di coloro che sono, diciamo, un po' malelingue, raccontano un'altra situazione, poi andiamo con i pronostici perché poi dobbiamo correre come saette. I giocatori dell'Inter, che probabilmente non hanno un ottimo rapporto con Roberto Mancini attualmente, nel primo tempo non hanno voluto giocare, nel secondo tempo hanno voluto dimostrare al loro allenatore, che non li tratterebbe per il verso giusto, che se vogliono raddrizzano le partite più impensate, perché se tu vai a rivedere i gol del Verona, i difensori, ma tutta la squadra dell'Inter, non salta sui cross, non salta sui calci d'angolo, è chiaro che gente professionista, arriva un pallone in aria, io posso saltare libero e lo metto dentro. Chiusa parentesi, andiamo alla seconda partita. Allora, dopo Juve-Napoli, altra importantissima e bellissima partita, almeno sulla carta, in Premier League, ma parliamo di domenica 14 febbraio ore 13 a Londra, all'Emirates Stadium, Arsenal contro il sorprendente Leicester di Claudio Ranieri,
grande uomo e grande tecnico che la Roma ha avuto anche nel 2010, con cui ha sfiorato lo scudetto, ha sfiorato. Sì. Gol da ambo le parti. Quindi Gigi. Gigi, esatto. Gol da ambo le parti. Oh, qui c'ho delle situazioni di scommessa di altre agenzie, non la tua chiaramente, che dicono che l'Arsenal farà un solo boccone del Leicester. Sarà poi da vedere, attenzione. Doveva farlo anche il City. Invece mi pare che... Invece ha preso tre pappine, sia Gentile alla vostro canale, no? Sì. quindi, il Leicester è squadra vera. È squadra vera, con attributi, con fame. Magari l'Arsenal può anche vincere, perché giustamente ha tutte le facoltà per poterlo fare, ma non se la porta da casa, come si dice a Roma. Sarà sofferta anche la vittoria dei Gunners, se arriverà una vittoria per i Gunners, ovviamente. Certo. Andiamo alla terza partita, Alberto. Terza partita, andiamo in Spagna. Sempre di domenica. Sì. Barcellona-Celta di Vigo. Vabbè, Barcellona Celta di Vigo, che è uno più over 7,5, no? Uno con over 3,5. Addirittura. Allora, Barcellona Celta Vigo, facciamo una combo, quindi, giusto? Giustissimo. Uno con over 3,5. Più over 3,5. Ed è pagato pure abbastanza bene, no? Sì, sull'1,70 per 75, che non è male. No, non è male. Allora, giocando con moderazione, come diciamo sempre noi, stando attenti che il gioco può creare dipendenza, se giocassimo 5 euro su Juve-Napoli, X alternativo, Arsenal-Leicester, gol da ambo le parti, Barcellona-Celta-Vigo 1 più over 3,5, quanto andremo a prendere? Te la sviluppo immediatamente, tempo 20 secondi, anche meno, e avremo la risposta alla tua domanda. Quindi così si sente proprio la calcolatrice che gira. È il bello della diretta, no? Eh sì, infatti. Ale, con 10 euro andremo a prendere circa 50 euro. Con 10 euro 50 euro. Vabbè, sì, all'incirca. Vabbè, ma non è male, perché no, se ogni settimana io quasi 5 volte la costa, dai. Se io ogni settimana vengo da te, gioco 10, me ne ridai 50, al mese sono 200, moltiplicate per 10 mesi sono 2000 euro, insomma, già ho fatti i conti, sembra vai, vero. Vai. Allora, abbiamo Tiziana però che scrive: ma una giocata che con 5 euro famo 40.000 euro? Vabbè, Tiziana, no, dai, accontentiamoci di un passo alla volta, di un passo alla volta. Allora, Maria Luigia, è certo che ci sai fare col Napoli. Se l'arbitro farà il suo, bisogna giocare, no, X alternativo, ma Juve Napoli 2 fisso. Vabbè, ci si prova. Fate una terza schedina, ci mettete il 2 fisso. Io mi auguro, per visto le mie simpatie partitopei, per altri motivi, che Luisa abbia ragione. Dice: se si gioca sul campo da collabio, il Juve Napoli è 2 fisso. Però è sempre la Juventus, e quindi che dire, sarà una partita apertissima a qualsiasi pronostico. Io mi auguro che Luisa comunque abbia ragione, perché ovvio, tra Juventus e Napoli la simpatia e la preferenza è tutta partenopea, almeno nel mio caso. No, beh, certo, poi se dobbiamo scegliere tra Juventus e Napoli, visto che la Juve ha preso sempre a man bassa, bene o male che sia, allora scegliamo tra virgolette il male minore, no? Visto che la Roma non può competere per la conquista del titolo. Ma guarda, io non ho perso le speranze ancora, Roberto, te lo dissi anche l'altra volta, ci sono ancora 15 partite, la Roma ha tutti gli scontri diretti in casa. Ma tu sei l'unico favorevole, perché tu sei l'unico che va controcorrente, Sì, io sono forse folle, utopistico, ma finché la matematica non mi condanna, il calcio è proprio pieno di, cioè pieno dopo, però riporta sempre anche delle imprese insperate e impensabili. Certo. E quindi perché no? Ci voglio vedere. Magari ci sono 10 possibilità su 100.000, ma quelle 10 la Roma ha il diritto e il dovere verso se stessa e verso anche i tifosi di crederci e di provarci. Di crederci fino in fondo, Alberto. Se si creano nuovamente la sinergia, perché poi se si,
se si crea il pubblico della Roma come traino, come entusiasmo e come ali della propria squadra, è unico al mondo, non ha uguali al mondo, e l'abbiamo dimostrato tantissime volte. Se si riesce a ricreare questa sinergia, e allora niente è impossibile. Certo. È difficilissimo, allora, difficilissimo. Alberto, però non è possibile. Alberto, io nel ringraziarti del tuo intervento dico adesso pubblicamente che tenteremo di metterci in contatto con Vincenzo Cantatore per quella sua nobilissima iniziativa. Speriamo di approntare il collegamento e che ci sia lo stesso, ci sia connessione, e in maniera tale da far parlare Vincenzo Cantatore di questo bellissimo progetto che ci vede coinvolti, io penso tutti in prima persona, no? Sì, ma farò anche con Dado, con Malamò, con il simpaticissimo Maurizio Mazzoli, che è un progetto che stiamo portando avanti veramente a scopo umanitario e anche sportivo, veramente profondo, toccante e nobile. Quindi io non posso non appoggiarlo, e il mio piccolo raggio d'azione l'ho anche divulgato, e ringrazio anche te di questa diciamo braccio che tendi nei confronti di questo grande campione e anche mio amico. Certo. Per questa grande iniziativa cercheremo di approntare il collegamento, visto che venerdì scorso non ci siamo riusciti. Tra qualche istante ci riproveremo di nuovo. Alberto, io ti mando un grande abbraccio, buon fine settimana e forza Roma questa sera. Dai Roma dai stasera. Grazie a te Roberto, buon weekend, un abbraccio a te, a famiglia, al tuo staff, anche un grande saluto agli ascoltatori che mi danno insomma così tanta attenzione. Vi ringrazio ancora e ci sentiamo sempre presto e ben volentieri. Grazie ancora e buona serata. Saluti a te, in particolare a Rosy e a mamma. Grazie ancora, ciao a te. Presenterò, grazie. Ciao, ciao, ciao. Buona serata e buon lavoro, chiaramente. Allora, lasciamo così Alberto Fiano. Dobbiamo avere altri collegamenti, mi dicono. E allora, ci fermiamo un attimo, tra qualche istante il prossimo, per questo venerdì fantascientifico su Stapp Radio. Grazie.